Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Tanti gli avvenimenti che oggi riguardano e si stanno svolgendo in questo momento nella nostra regione, a partire da Venezia, dove questo pomeriggio è prevista una manifestazione di circa 200 anarchici. La città è blindata già dalla serata di ieri con oltre 700 agenti. Poi andremo anche a Treviso, dove si sta svolgendo, come sapete, l'incontro di ANCI Giovani. Parleremo anche di Bassano, perché ci sono importanti novità per quello che riguarda il Tribunale, che sono state date dal sottosegretario Ostellari ieri sera. Allora, vediamo com'è la situazione a Venezia dalle prime immagini che ci stanno giungendo dal nostro capoluogo regionale. Come detto, la città è blindata per la manifestazione di anarchici, una manifestazione che, ricordiamo, non è stata autorizzata, anche perché non è stata chiesta l'autorizzazione, che dovrebbe svolgersi alle 15 in Campo Santa Margherita. Le immagini che vedete in questo momento riguardano il Ponte della Libertà, in cui c'è un posto di blocco già dal pomeriggio di ieri. Qui invece siamo a Piazzale Roma, vedete il People Mover, le camionette dei carabinieri, poi ci sono naturalmente anche quelle della polizia e della Guardia di Finanza. Come dicevo, sono circa 700 gli agenti schierati in città da ieri pomeriggio. Si prevede una partecipazione di circa 200 anarchici provenienti non solo dal Veneto ma anche da altre località italiane, probabilmente anche dall'estero. La manifestazione si dovrebbe svolgere in Campo Santa Margherita, che dista una decina di minuti da Piazzale Roma. Quello che vedete, siamo sempre a Piazzale Roma e il Tribunale. Sono stati fatti chiudere anche tutti i negozi, i locali, i ristoranti che si trovano nell'area. Da questo punto di vista il Comune aveva già comunicato agli esercenti, ai ristoratori, ai negozianti di chiudere alle ore 12, per cui in questo momento si stanno abbassando le saracinesche in tutta la zona che dovrebbe essere interessata dalla manifestazione. Diciamo interessata perché al momento ancora non si sa bene che cosa succederà, in quanti saranno gli anarchici che parteciperanno. Già da ieri sera, come vi dicevo, ci sono state lunghe code per entrare a Venezia, perché le automobili venivano tutte controllate dalle forze dell'ordine. Ricordiamo anche perché si sta svolgendo questa manifestazione, che è stata organizzata in solidarietà con Juan Antonio Soreque Fernández, un cittadino spagnolo che è stato condannato in primo grado a 28 anni dal Tribunale di Treviso per l'attentato dinamitardo compiuto nel 2018 contro il K3, la sede di Villorba della Lega Trevigiana. Queste sono le immagini che ci arrivano da Venezia, il ponte di Calatrava. Vedete come sia un vastissimo dispiegamento di forze dell'ordine. Noi poi ci collegheremo in diretta con Christian Arboit, che assieme a Nicola Marcato si trova proprio in Campo Santa Margherita, vale a dire nel luogo in cui tra qualche ora dovrebbe svolgersi la manifestazione. Torniamo in studio, parliamo ancora di cronaca per quello che, perché a Padova è stata riaperta l'indagine sull'omicidio di Matteo Tofanin. È stato sentito per oltre 4 ore dal magistrato, l'ex boss della Mara del Brenta, Felice Maniero. Un faccia a faccia è durato oltre 4 ore, quello tra Roberto D'Angelo, magistrato della Procura di Padova, e Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta in carcere a Pescara, nell'ambito dell'indagine riaperta dopo oltre 30 anni sulla morte di Matteo Tofanin, il 23enne ucciso la sera del 3 maggio 1992 alla Guizza, mentre rincasava con la fidanzata Cristina Marcadella. Un omicidio che da subito era sembrato un'esecuzione, quello del giovane morto per uno scambio di persona. Nel mirino dei killer c'era probabilmente Marino Bonaldo, oggi 70enne, soggetto che gravitava nel mondo della mala. 2 per ora le persone indagate per omicidio volontario: Andrea Batacchi in carcere e Sergio Favaretto, attualmente a piede libero. L'ex boss, noto con il nome di Faccia d'Angelo, è stato sentito in carcere a Pescara, dove sta scontando una condanna a 4 anni per maltrattamenti nei confronti della compagna. Qui ha fornito il magistrato informazioni utili, ricostruendo i dettagli del contesto in cui sarebbe maturato l'omicidio costato la vita a un innocente.
Ora cronaca con una notizia che ci arriva da Vicenza. Un laboratorio abusivo nel quale sono stati ritrovati quasi 10 kg di marijuana è stato scoperto dal nucleo investigativo dei carabinieri di Vicenza, che hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, finito in manette e poi trasferito nella casa circondariale Berica. Nella struttura, situata a Noventa, nel Basso Vicentino, i militari hanno rinvenuto interi impianti di irrigazione, riscaldamento, essiccazione ed umidificazione, oltre che utensili per il frazionamento e il confezionamento dello stupefacente. Presenti inoltre vari kit per la coltivazione e la concimazione della marijuana. Aggressione con un coltello alla gola per un operatore della Caritas di Treviso. Il 35enne bengalese riarrestato dopo essere stato scarcerato dovrà ora rispondere di tentato omicidio. Vediamo. Era stato scarcerato dopo aver tentato di rapinare un internet point in via Zensona a Treviso, distruggendo il negozio. Rimesso in libertà subito dopo, aggredito con un coltello alla gola un operatore della Caritas. Ora il bengalese 35enne rimarrà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Deve anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante l'arresto è ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Una vicenda che ha sollevato lo sdegno del mondo politico e dei cittadini. L'ipotesi di tentato omicidio, ha detto il procuratore capo Marco Martani, è legata dalla parte del corpo che è stata attinta nell'aggressione, ovvero il collo. Si è trattato di un'azione potenzialmente pericolosa che ha raggiunto una zona che poteva essere anche mortale. Restiamo comunque aperti a qualsiasi tipo di accertamento suppletivo a partire dalla perizia psichiatrica. È proprio questo che ha chiesto il legale, l'avvocato Matteo Macagnani. Ho rilevato, seppur da un'iniziale disamina dei fatti, alcuni profili che a mio avviso possono connotare o da cui desumere un disagio psicologico, psichiatrico, per cui ritengo utile procedere a questo accertamento. Io ho chiesto appunto questa perizia sulla capacità di intendere al momento dei fatti e sulla pericolosità sociale in incidente probatorio. Durante l'interrogatorio di garanzia il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe raccontato al suo legale la vita di stenti di questi 7 anni da quando è arrivato in Italia. Aveva chiesto più volte lo status di rifugiato, non solo. E lui dice che erano 3 anni che appunto sopravviveva alla Caritas e dormendo per strada. Poi questo ovviamente è quanto mi ha riferito, sarà oggetto di verifica anche questo, se può essere utile per una complessiva valutazione di quella che è la sua situazione. Dopo aver ferito l'operatore della Caritas, il 35enne era fuggito. Solo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri l'uomo era stato identificato come lo stesso autore della tentata rapina di via Zensone del giorno prima. Ora si trova nel carcere di Santa Bona. Allora ci colleghiamo in diretta con Daniela Sizzia, che si trova all'assemblea di ANCI Giovani, vedo già in compagnia di un ospite. Buongiorno Daniela, a te la linea, quali sono le ultime novità di oggi? È una giornata importante perché è prevista, anzi c'è la presenza di diversi ministri del governo. Sì, buongiorno, buongiorno Filippo, buongiorno anche ai telespettatori, lo vedete assieme a me c'è Luca Baroncini, presidente nazionale di ANCI Giovani, come hai detto te 3 ministri, due sono già arrivati, manca ora la presenza del ministro Salvini che sta per arrivare. Siamo nella giornata conclusiva della dodicesima assemblea nazionale ANCI Giovani. Presidente, voi cosa chiedete come sindaci? Abbiamo sentito più temi importanti, che cosa chiedete? Allora, innanzitutto chiediamo di non parlare di giovani e futuro, perché i giovani sono il presente di questo paese, così come lo sono i meno giovani. L'esperienza è un valore fondamentale, quindi c'è bisogno, all'interno della diversità che costituisce la nostra società, di tutte queste diversità che ci sono anche nelle generazioni e tra le generazioni. Quindi giusto che a ricoprire gli incarichi pubblici, come è successo nel mio comune, ci siano i giovani, e giusto che nella società siano rappresentati, ma non perché hanno qualcosa in più o perché sono una categoria da proteggere. Io sono contro a questo vittimismo, ma perché proprio credo che quel punto di vista smart, innovativo, digitale, che per ovvi motivi, essendo nativi digitali, appunto essendo con un approccio diverso legato alla generazione da cui veniamo, ovviamente questo sia
importante e fondamentale anche per andare a svecchiare la pubblica amministrazione e portare quegli elementi di efficientamento che sicuramente un approccio giovane più probabilmente porta. Ecco, proprio oggi il ministro diceva che bisogna attirare i giovani nella pubblica amministrazione, invece si è visto che negli ultimi tempi c'è stata un po' una fuga. Sì, purtroppo la partecipazione è in diminuzione sia dell'elettorato attivo che di quello passivo, abbiamo dei dati dell'affluenza alle elezioni che sono in drammatico calo, ma sono sempre meno anche i cittadini che sono disponibili a candidarsi a fare il sindaco, il consigliere comunale, e questo dato è ancora più allarmante se si pensa ai giovani e ancora di più se si pensa alle giovani donne. E su questo la politica deve interrogarsi, deve trovare delle risposte e deve, non secondo me attraverso il meccanismo delle quote, ma attraverso il meccanismo della meritocrazia, puntare proprio sul creare parità di opportunità e di partecipazione. Vedete, se mettiamo la meritocrazia al centro scopriamo che i giovani partecipano di più. Perché? Perché sono quelli più formati, più preparati e più titolati rispetto in media ai loro colleghi più grandi. Il valore di questo appuntamento qui a Treviso? Beh, importantissimo, è stato un grande successo di partecipazione, la presenza di quattro ministri è una presenza secondo me che ha una grande significatività, noi siamo onorati di questo e soprattutto siamo un interlocutore, ci siamo, del governo, vogliamo esserlo e quindi siamo a disposizione di questo governo che sta facendo un buon lavoro anche nei confronti dei comuni e la loro grande presenza, la grande partecipazione del governo qui a questa assemblea dimostra l'attenzione che c'è da parte dei nostri ministri e del premier e agli enti locali, quindi noi ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo per costruire insieme al governo un'Italia migliore. Grazie e Filippo, fra pochi minuti ovviamente ti lancerò proprio l'intervista che abbiamo fatto ai ministri, e quindi fra pochissimo ti richiediamo la linea. Grazie Filippo, a te la linea. Grazie, grazie a Daniela Sizia e al suo ospite. Come avete sentito sono veramente tanti i temi che naturalmente sono sul tavolo all'Assemblea ANCI Giovani, non ultimo quello dell'autonomia, perché proprio ieri c'è stata la visita di Antonio De Caro, il sindaco di Bari, che è anche il presidente nazionale dell'ANCI, che lo ricordiamo è l'associazione che riunisce i sindaci italiani. Sul tavolo c'è appunto la questione dell'autonomia differenziata, la riforma Calderoli, che non vede il presidente dell'ANCI d'accordo. Sentiamo. Così com'è quel disegno di legge, che non è più un disegno di legge, adesso diciamo sta andando in conversione, crea problemi ai comuni sulle funzioni, sulle attività e sul finanziamento di quelle che sono le funzioni fondamentali dei comuni. Ha parlato con Mario Conte? Tante volte. Nella tana del lupo autonomista, Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente nazionale di ANCI, l'associazione dei sindaci, usa toni cortesi ma niente affatto diplomatici sulla riforma Calderoli, pronta ad approdare alle Camere a poco più di 24 ore dalla firma del capo dello Stato. A Treviso, per l'Assemblea Nazionale dei Giovani Amministratori, per la prima volta in Veneto, De Caro gioca a carte scoperte. Mario è per l'autonomia differenziata, io sono sempre stato contrario, ma non è una posizione politica, ero contrario quando Gentiloni della mia parte politica firmava le preintese con tre presidenti di regione, ero contrario quando la mia parte politica faceva la modifica del titolo quinto della Costituzione, è la mia posizione che è diversa dalla posizione di tanti sindaci del nord del nostro paese, anche sindaci del mio partito. Quindi sarà una lunga battaglia? Sarà, credo, un lungo periodo di conversione in legge. Per il momento tra il sindaco del sud e il sindaco del nord, presidente dei sindaci veneti, prevale il fair play, la stretta di mano non a caso tra i giocatori della rugby, sport fatto di lealtà ma anche sfondamenti e mischia. Barricarsi dietro i no significa secondo me far perdere un'opportunità al nostro paese, però il presidente De Caro ha dimostrato anche in occasione della riunione tra i presidenti delle ANCI regionali di essere assolutamente equilibrato e pronto ad ascoltare quelle che sono le sensibilità dei territori. È evidente che la sensibilità del Veneto è diversa rispetto a quella della Campania o della Calabria, ma per questo non significa che non si possa trovare un punto di incontro e noi lavoreremo proprio da veneti per convincere quei territori che magari oggi sono un po' più scettici della bontà del progetto. Autonomia o no, i sindaci restano in prima linea. Da affrontare ci sono i temi del sostegno alle famiglie colpite dall'inflazione, la questione dell'abuso d'ufficio, già l'attenzione del ministro Carlo Nordio, la messa a terra del PNRR, preoccupazione comune a tutti i primi cittadini. Abbiamo una difficoltà per quanto riguarda le assunzioni per dare risposta al PNRR, i piccoli comuni hanno problemi con i segretari comunali, però soprattutto noi giovani
amministratori abbiamo le difficoltà che in primis, oltre a risolvere i problemi, dobbiamo far valere ovviamente il nostro valore, il fatto che ci siamo ed esistiamo. Questo dunque è il dibattito che si è acceso all'Assemblea Nazionale dell'ANCI Giovani a Treviso. Ci siamo appena collegati con Daniela Sizia in diretta, tra poco lo rifaremo. Ci collegheremo, vi ricordo, anche con Venezia, dove c'è molta attesa e molta tensione, soprattutto per la manifestazione di anarchici che dovrebbe tenersi alle 15 in Campo Santa Margherita. Però adesso ci colleghiamo con Limena, dove c'è un'altra assemblea, che è quella dei medici aderenti allo SNAMI e allo SNIM. Sono pronti allo sciopero i camici bianchi, che fisseranno oggi le giornate in segno di protesta contro la regione. Ma ci colleghiamo con Chiara Gaiani, che sta seguendo i lavori dell'assemblea, con Cristian Rocchi Allende. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Limena, siamo all'interno dell'Hotel Crown, dove è in corso l'assemblea dei medici, due le sigle sindacali rappresentate, ovvero SMI e SNAMI. Con noi la segretaria regionale di SMI, Liliana Lora, e invece il presidente regionale di SNAMI, Salvatore Cauchi. Ecco, si va verso lo sciopero, c'è una data, diciamo, di riferimento simbolo entro la quale la protesta dei medici di medicina scatterà con lo sciopero, che è il 2 aprile. Liliana Lora, perché questo sciopero? Non sarebbe il 2 aprile, ma sarebbe il 12 e il 13 di aprile. Stiamo arrivando a questa soluzione perché stiamo cercando in tutte le maniere di farci ascoltare dalla direzione regionale in merito alle richieste della medicina generale, che è sempre più oberata da incarichi e poco agevolata nella sua quotidianità lavorativa, e sta attendendo di essere convocata per una programmazione ormai da mesi. Ha reiterato la richiesta per queste convocazioni in più situazioni senza avere una risposta. I colleghi sono in sofferenza e c'è la necessità urgente di mettere in atto quelle che sono i tavoli previsti dal nuovo accordo collettivo nazionale. Abbiamo necessità di una delegazione trattante per scrivere un atto programmatorio che ci porti a un accordo integrativo regionale in tempi utili, affinché ciascuna azienda non cerchi delle soluzioni approssimative e fantasiose in quelle che sono le problematiche cogenti del lavoro di tutti i giorni della medicina generale in tutti i suoi aspetti: assistenza primaria, continuità assistenziale, e quindi nel reale diritto all'assistenza dei cittadini, soprattutto i più fragili e quelli che hanno necessità di indagini e, tra l'altro, vedono queste indagini procrastinarsi via via. Ecco, obbligati a scioperare per farci ascoltare un po' lo slogan che sta conducendo questa giornata, Salvatore Cauchi, quali saranno le modalità di questo sciopero? La chiusura degli studi, purtroppo. Ci scusiamo già con i pazienti per i disagi che si creeranno, ma non riusciamo a farci ascoltare in altro modo alla Regione. Saranno costretti a andare a cercare altri operatori, quindi dovranno andare al pronto soccorso e in ospedale. Ecco, questo perché davvero voi non siete più in grado di fare, vi hanno ridotto a burocrati varie volte, l'abbiamo raccontato questo. Sì, ci hanno sovraccaricato di carte, di moduli, di diktat aziendali, ci stanno sommergendo come dei muli, dico io, e non riusciamo più a venirne fuori, non riusciamo a fare la clinica, non riusciamo più a seguire i nostri pazienti. E la cronicità non riusciamo più a farla, che è il nostro pane quotidiano, ma la gente già lo vede che siamo stressati e ci sovraccaricano di pazienti perché mancano medici, quindi siamo ormai esasperati. Questa esasperazione ci porterà purtroppo a questi fatti.
Ecco, ricordiamo che non è presente la FIMG, che rappresenta la stragrande maggioranza dei medici di medicina generale. In un flash chiedo a Liliana Lora, concludendo, che cosa si può fare per raffreddare questa procedura, per non arrivare allo sciopero? Beh, intanto diciamo che questa è ancora un lumicino di speranza, ce lo abbiamo. Ce lo abbiamo perché speriamo di poter avere una interlocuzione con una presa d'impegno da parte della nuova direzione regionale nel venirci incontro in quelle che sono le nostre richieste, quindi nella convocazione di un comitato regionale ove si preveda uno start-up di lavori con un calendario certo per arrivare a portare avanti i progetti che sono indispensabili per riorganizzare l'assistenza territoriale nel Veneto. Ecco, allora ricordo l'orizzonte temporale 12-13 aprile, altrimenti i vostri studi chiuderanno. Ringrazio i miei ospiti e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, Cristian Rocchi Agliendi. Avete sentito, queste sono le motivazioni che portano i camici bianchi del Veneto verso lo sciopero. Io vedo però che già in collegamento Cristian Arbeit, che si trova a Venezia in Campo Santa Margherita, il luogo in cui, come dicevamo, è prevista la manifestazione di anarchici attorno alle 15. Buongiorno Cristian, com'è la situazione a Venezia? Buongiorno Filippo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicola Marcato, che è qui con me, sta curando la parte tecnica. Siamo nel cuore di quella che dovrebbe essere la location della manifestazione anarchica prevista per le 15 di oggi pomeriggio, in una città davvero blindatissima. Non so se potete mandare in onda le immagini, una città blindata fin dal Ponte della Libertà. Il primo varco è proprio all'imbocco del ponte, la principale via d'accesso alla città di Venezia. Qui c'è una prima scrematura, un primo controllo. Tra l'altro il traffico è disposto in una sola corsia. Poi un secondo varco, più varchi in realtà, in Piazzale Roma, e poi ogni ponte, ogni calle. Filippo, sono circa 700 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, di tutti i corpi, che stanno operando in queste ore, in realtà già dalla serata di ieri, dal pomeriggio di ieri. I posti di blocco sono iniziati per l'appunto nel primo pomeriggio, questo per l'appunto per blindare la città e non di fatto individuare eventuali manifestanti. Sono attese tra le 200 e le 300 persone, Galassia Anarchica, ma anche Novax, Nopass, varie sigle, e questo ovviamente in un clima sempre più surriscaldato anche per la vicenda di Alfredo Cospito. Tra l'altro solo ieri la Procura Generale di Milano ha chiesto che Cospito resti all'interno del reparto di medicina penitenziaria del San Paolo. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, si esprimerà anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano e capiremo quindi se verranno concessi gli arresti domiciliari a Cospito, che ieri comunque ha ribadito ai magistrati il desiderio, la volontà di andare agli arresti domiciliari. E chiaramente in questo clima, in questo contesto, sta maturando la protesta di oggi, e poi all'orizzonte ovviamente c'è l'udienza di martedì in aula bunker a Mestre per il caso di Hernandez Sorrò, che è condannato a 28 anni in primo grado dal Tribunale di Treviso per l'attentato al K3. Quindi insomma capisci come il quadro può essere davvero incandescente e teso. Qui con me un volto che conoscete davvero tutti, Maurizio Crovato, volto storico della RAI, del TG2 e non solo, tanto altro, ma soprattutto in questo caso residente orgoglioso di Venezia. Crovato, che umore c'è e che cosa prevedi? Non ho mai visto una presenza così capillare di forze dell'ordine, vigili del fuoco compresi. È tutto molto monitorato, molto controllato. Addirittura tutte le calli adiacenti a Santa Margherita sono
metro a metro visionate, e secondo me è un controllo abbastanza discreto che non tocca né la suscettibilità di quelli che vogliono magari fare, creare disordini, tante volte sono incontrollabili, e poi quando si parla di anarchici, di black blockers, sono sorprendenti nella loro immaginazione. Poi pensare a una città delicata come Venezia, viva Dio, pensiamoci due volte prima di creare danni. Qualcuno ha detto si potevano fermare sul Ponte della Libertà, non è così semplice, non è così semplice. Potevano anche magari stare fuori da Venezia, però a Venezia avete visto l'altro giorno, ieri, le immagini, quello che si è tuffato da dietro questo palazzo, quelle immagini hanno già fatto il giro del mondo, per cui c'è una polarizzazione, un centro di questa Mirabilandia che qualche volta crea problemi. Speriamo che vada tutto bene e soprattutto buon lavoro a voi ragazzi. Quindi bloccarli, diciamo, al Ponte della Libertà, si potrebbe ottenere l'effetto contrario, questo? Sì, perché si tocca un po' la loro suscettibilità. Volete imporci così e noi ci adattiamo e facciamo l'incontrario. Tu, Maurizio, da cronista di razza, hai seguito anche i fatti di Genova del 2001, lì com'era andata lo sappiamo tutti, tu eri presente, che cosa hai visto? Sai cosa, la grande sorpresa era l'organizzazione interna di questi black blockers, che dovevano essere francesi, tedeschi, in realtà sono tutti arrivati poi dalla Slovenia, bypassando i controlli della polizia, e si inserivano, si incuneavano in questi cortei enormi di pacifisti, loro stessi ignari, e poi uscidevano a drappelli, a gruppetti, e combinavano i guai grossissimi, come purtroppo sono passati alla storia come i fatti di Genova. Slovenia, che è paradossalmente molto parte. Più vicina, ecco. Eh sì, dall'altra parte. Però per dire che c'era una organizzazione non da poco, ed erano quasi tutti stranieri, quasi tutti stranieri. Quelli che ho visto in giro ieri per la città non erano né veneti né italiani del nord, ho visto degli altotesini, dei trentini, ho visto dei francesi, così ho sentito parlare, cioè, inequivocabilmente puoi dire non ci hanno scritto qua sono anarchico, però vedi l'aspetto un po' così, diciamo, simile rivoluzionario, e ti viene in mente qualcosa. Ecco, c'è una simbologia, diciamo. Sì. Qua c'è una Dio il celibato, oggi è la giornata di Dio il celibato, vengono a Venezia perché così si può bere in libertà. E molti magari ignari di quello che potrebbe accadere, insomma, perché c'è da dire anche questo. Sì, sì, speriamo bene. Adesso vedo tutto un po' così, attenzionato, e vediamo. Potrebbe essere la quiete prima della tempesta, ci auguriamo ovviamente. No. Buon lavoro a voi ragazzi, c'è Filippo in diretta. C'è Filippo Fois. Ciao Filippo, il migliore sei tu. Beh, grazie, ciao. È troppo buono. Grazie Maurizio. Provato, e grazie. Ecco Filippo, e guarda, io ti farei fare un giro del campo se hai qualche istante. Possiamo, certo. Ti mostro proprio plasticamente cosa sta accadendo. Allora, tu ben conosci queste zone, sono le tue zone, e solitamente qui ci sono plateatici, ci sono bancarelle, c'è ovviamente un po' di tutto. I plateatici sono stati smontati già questa mattina, qualcuno già ieri sera. I tavolini, le sedie sono stati ritirati, alcuni bar sono di fatto chiusi, non devono chiudere stando all'ordinanza, ma è chiaro che tanti, avendo degli spazi ristretti all'interno, una volta che portano sedie e tavolini, non c'è più spazio neanche per svolgere l'ordinaria, diciamo così, amministrazione. Quindi tanti locali stanno chiudendo, sono chiusi, gli ambulanti idem, resta la merceria, ma stanno mettendo via anche loro. Fino a pochi istanti fa c'era anche il banco dei fiori, però di fatto questa piazza si sta svuotando. Fino a qualche istante fa c'erano anche i vigili del fuoco. Una particolarità, ce lo diceva anche Maurizio Crovato, non è comune, non è una cosa solita avere anche in queste occasioni una presenza massiccia di vigili del fuoco. Allora, facciamo così, la situazione ovviamente è in evoluzione, noi continueremo a raccontarla, adesso andremo a intercettare anche dei commercianti, degli operatori.
lavoratori in caso, caro Filippo, con Nicola Marcato ti richiederemo la linea. Grazie, grazie mille a Cristian Arboita, Nicola Marcato e al suo ospite Maurizio Crovato, che poco fa ha citato quanto accaduto a pochi metri di distanza da dove si trovavano in collegamento diretto da Campo Santa Margherita, proprio per il fatto che Venezia offre un palcoscenico internazionale a qualsiasi cosa si faccia al suo interno, e ieri è successo questo. No! No! Basta! In questi anni di tuffi in canali a Venezia se ne sono visti d'ogni genere, anche con esiti drammatici. Nel 2016 un marinaio neozelandese si era schiantato contro un taxi acqueo gettandosi dal ponte di Rialto, ma mai la follia era arrivata al punto di arrampicarsi sul tetto di un palazzo e lanciarsi da un'altezza di circa 15 metri su un canale poco profondo in un momento di bassa marea. Non si tratta però di un gesto estemporaneo, ma di un'azione progettata, come racconta una residente a San Pantalon. Verso le 7 di mattina sono stata avvisata dalla mia coinquilina che usciva di casa e ha visto che c'erano quattro tipi sospetti fermi in campo che fotografavano, filmavano il nostro palazzo, e sapendo che domani sarebbero arrivati gli anarchici a Venezia abbiamo detto: questi magari stanno progettando di fare qualcosa al nostro palazzo. San Pantalon si trova infatti a due passi da Campo Santa Margherita, dove tra poche ore è prevista una manifestazione di anarchici. Presumibilmente nel frattempo il tuffatore si è arrampicato attraverso le impalcature che ancora si trovano dietro al palazzo, mentre il resto del gruppo si dispone con almeno due operatori pronti a riprendere il salto dal ponte di San Pantalon e un terzo visibile ai piedi del palazzo. Alle 7.10, 7.15 arrivano i primi operai che hanno cominciato a gesticolare e a guardare in alto sul tetto e dicendo: no, no, cosa fai? Un altro gridava: no, non buttarti, che c'è secca, eccetera. Questo si è buttato, ho sentito lo splash. Un tuffo di pancia violentissimo, al quale probabilmente non c'era alternativa. Con un fondale così basso, un tuffo di piedi poteva avere conseguenze gravi. I protagonisti della bravata si dileguano, mentre questo video del tuffo inizia a girare prima di cellulare in cellulare tra veneziani, poi ad essere postato e condiviso sui social network, fino a diventare in un paio d'ore un caso nazionale. Proprio mentre negli stessi cellulari sta iniziando a girare un altro video, quello di un acrobatico attraversamento del Rio dei Miracoli con atterraggio ai piedi della chiesa omonima. Questo dunque è quello che è successo ieri a Venezia. Noi ci siamo appena collegati con Cristian Arboit per le ultime novità sulla manifestazione di anarchici che dovrebbe svolgersi in Campo Santa Margherita alle ore 15. Ci fermiamo per un istante, tra poco torneremo per parlare dell'importante annuncio che ha dato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari per la riapertura del tribunale di Bassano del Grappa. Poi ci collegheremo con Vicenza per una cerimonia di inaugurazione del primo monumento al paracadutista d'Italia, che la cerimonia ufficiale si svolge a Campo Marzo. Ci vediamo tra poco. Bentrovati con Focus TG, come sempre in diretta con tutte le ultime notizie dal Veneto. Ci siamo collegati con Venezia, dove è attesa una manifestazione di anarchici. La città, ve lo ricordo, è blindata con oltre 700 agenti. Poi siamo andati a Treviso, dove è in corso l'assemblea di ANCI Giovani, alla quale partecipano oggi ben tre ministri. Adesso però parliamo del tribunale di Bassano del Grappa. È un tribunale che, per la cui riapertura si è mobilitato da anni un intero territorio. Ieri era in città il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ha dato un importante annuncio. L'ha sentito per noi Federico Fusetti. In questa sala di decine di sindaci con la fascia tricolore non è solo una cosa simbolica, ma è anche una cosa di sostanza. Si parte. Sì, è stata una serata importante e fondamentale, perché da qui noi riceviamo quindi un mandato chiaro, che però non coinvolge solo una persona, ma coinvolge un grande gruppo di donne e di uomini che rappresentano un territorio e credono in un progetto nuovo rispetto al passato. Qui non si tratta di riaprire un qualcosa che era stato chiuso, ma di investire su un nuovo progetto su quale ovviamente il tema della giustizia è centrale. Lei ha ripetuto
più volte la parola squadra, può fare davvero la differenza questo, quindi sindaci oggi, tra una ventina di giorni le associazioni di categoria e un tempo anche limite che lei ha dato di 6 mesi che è corto, cioè in poco tempo riuscirete a diciamo avere il polso della situazione con questa squadra che può fare la differenza. Ecco, noi stiamo facendo la selezione, no? Quindi chi crederà in questo progetto farà parte assieme a noi di una squadra capace di poi andare a determinare con massima volontà la prospettiva di un territorio che chiede di poter contare, e questo ovviamente è il progetto che vede il Tribunale della Pedemontana al centro di un dibattito che può diventare anche nazionale. Ultima cosa, ecco, un po' l'abbiamo accennato, i tempi, cioè cosa succederà da oggi in poi? Oggi si è partiti e adesso i prossimi passi quali saranno? Ovviamente terminiamo la fase di consultazione, di coinvolgimento, poi ci sarà bisogno di una sintesi tra governo, tra Regione Veneto ovviamente che è parte attiva anche in questo, tra le province interessate, per coinvolgere, ripeto, il tema centrale e disporre con governo e Parlamento una roadmap capace di affrontare con chiarezza e con determinazione questo progetto qui. Questo dunque il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, intervistato da Federico Fusetti ieri sera a Bassano. Queste importanti novità che riguardano il Tribunale di Bassano del Grappa. Adesso andiamo in Val Brenta perché è stato fissato per il 27 aprile la data del secondo bombardei a Cismon del Grappa. Sono 300 le persone che dovranno essere evacuate. Bomba Day c'è la data. Giovedì 27 aprile sarà questo per Cismon del Grappa il giorno da cercare in calendario, deciso dopo il primo incontro tecnico convocato dalla prefettura nella sede dell'amministrazione provinciale a Vicenza. Da qui al 21 aprile intanto i guastatori della Folgore saranno impegnati nel procurarsi il materiale necessario e realizzare le opere di difesa a tutela dell'incolumità pubblica e delle strutture in caso di esplosione non controllata. Un'evacuazione questa volta parziale. Dopo un primo sopralluogo di militari, del Genio Guastatore di Legnago, infatti, saranno 226 i metri quantificati di sgombero totale da via Roma 21, punto esatto del ritrovamento dell'ordigno inesploso. Ovviamente compito del Comune sarà quello di procedere all'evacuazione, garantire che i luoghi siano vuoti, con l'ausilio e il supporto delle forze dell'ordine e ovviamente prendersi cura delle persone sole, delle persone insomma, che hanno difficoltà motorie, così come è stato nel precedente Bomba Day. Saranno circa 300 gli abitanti che evacueranno dal centro di Cismon del Grappa, un intervento di bonifica che coinvolgerà a cascata anche parte del territorio. E il raggio di intervento include sfortunatamente sia la ferrovia che la statale 47, quindi entrambe le arterie in quel giorno rimarranno chiuse con modalità che saranno definite nei tavoli tecnici che verranno convocati nelle prossime giornate. Allora, rimaniamo nel Vicentino, andiamo proprio nel capoluogo, a Vicenza. Tra poco ci collegheremo con Daniele Garbina a Campomarzo. Nel frattempo però parliamo di Corso Fogazzaro, una strada di Vicenza che era stata chiusa con la ZTL dalla precedente amministrazione comunale. Ora è stata riaperta dall'attuale amministrazione e abbiamo sentito come la pensano i commercianti. Mantenere la ZTL alternata. E questo il coro dei commercianti di Corso Fogazzaro che in vista delle nuove elezioni amministrative e quindi di possibili cambi al timone della città non vogliono rinunciare al cosiddetto traffico intermittente. ZTL alternata, promossa o bocciata? Per me è promossa, può rimanere com'è perché abbiamo visto i risultati nel tempo. Era caduto un po' tutto quello che era la viabilità, adesso come adesso è rifiorito un po' tutto, quindi per me va bene così. È stato un po' salvavita per i commercianti di questa zona? Direi di sì, bisognava forse proprio non far la chiusura, ecco, perché quella aveva fatto scendere veramente.
adesso si è riattivato tutto. I commercianti di Corso Fogazzaro sono contenti della situazione attuale, insomma, per cui la ZTL è a tempo e con gli orari prestabiliti, diciamo che abbiamo trovato la nostra situazione ottimale per quello che riguarda il commercio. Mi sembra che dopo tutte le bagarre che ci sono state, anche i residenti tutto sommato siano contenti di questa situazione. Quindi promossa? Certo, a pieni voti sicuramente. Stiamo bene così. ZTL, promossa o bocciata? I numeri lo dicono, decisamente promossa, visto che per i 5 anni che è stata chiusa sono andate via tantissime botteghe, parliamo di 12-14 botteghe, adesso non c'è una bottega libera. Questi sono i numeri che parlano da solo. Quindi questa ZTL alternata in qualche maniera ha funzionato? Funziona benissimo perché apre quando aprono i negozi, la sosta viene controllata ogni 30 minuti, serve solo per il take away per i clienti che vogliono venire in questi negozi. Di conseguenza, per come è stata fatta, benissimo, uno per arrivare qua viene qui solo per venire nei nostri negozi. Promossa 100% e speriamo che non ci sia un nuovo cambio, insomma, perché così va bene. ZTL alternata, promossa o bocciata? Promossa. Come mai? Perché prima di che era un altro sindaco che c'era, esattamente non avevamo nessun passaggio da questa parte, era una zona morta. Già anche adesso con semi apertura almeno c'è un po' di movimento, ma almeno le gente possono venire con la macchina, ma lasciamo perdere che tante persone ancora pensano che questa zona ZTL hanno paura di entrare in questa zona, ma almeno c'è un po' di movimento. Prima, esattamente con chiusura della strada, questa zona è diventata una zona morta. Questa dunque è la situazione in Corso Fogazzaro a Vicenza. I commercianti ascoltati in questo reportage di Sharon Di Carlo sulla ZTL alternata. Tra poco ci collegheremo con Daniele Garbina da Campomarzo. Ora ci fermiamo giusto per un istante. A tra poco. Eccoci in diretta con Focus TG. Continua purtroppo a tenere banco la questione sbarchi in Italia. Guardate come titola oggi il Corriere della Sera online. Oltre 2.000 migranti arrivati in 24 ore, quasi tutti sono partiti dalla Tunisia. C'è l'hotspot di Lampedusa che possa ospitare 400 persone. Attualmente ce ne sono 1.800, per cui una situazione molto difficile. Noi adesso dovremmo avere un contributo che ci arriva da Treviso, dove vi ricordo è in corso di svolgimento l'assemblea di ANCI Giovani. C'è tra gli altri, tra i vari ministri, anche il ministro delle infrastrutture, vice premier Matteo Salvini, che è stato avvicinato al microfono da Daniela Sizia. Sentiamo cosa ha detto. Ministro, il presidente De Caro oggi ha ribadito la sua contrarietà alla riforma Calderoli. Io guardo avanti e guardo ai sì, l'Italia ha bisogno di sì. Sto sbloccando cantieri che significano lavoro, sicurezza, l'autonomia è qualcosa che c'è in Costituzione, qualcosa che non toglie niente a nessuno ma premia il merito, l'innovazione, la velocità, è stata chiesta anche da milioni di italiani ai referendum e quindi penso che da nord a sud farà del gran bene a tutti e sono contento di essere un'assemblea di giovani sindaci, giovani amministratori in una terra straordinaria come il Veneto che sta crescendo in maniera incredibile. Di mio porto in dote, non chiacchiere, ma un nuovo codice degli appalti pubblici che arriva in Consiglio dei Ministri martedì, su cui stiamo lavorando anche in queste ore di giorno e di notte per avere appalti più veloci, più semplici e per dare ai sindaci più poteri e anche alle imprese più possibilità di cantierare e lavorare. Quindi diciamo che stiamo sbloccando il paese. I no. Io rispetto le idee di tutti, per carità, però se ascoltiamo solo i no, è il no alla TAV, il no alla TAP, il no al ponte, il no all'autonomia, il no alla flat tax, il no al MOSE. Io sono per i sì, l'Italia ha bisogno di sì. Andiamo a un'altra questione spinosa, quella che riguarda i diritti dei bambini, delle coppie omogenitoriali.
questione che sottopongono i sindaci e i presidenti dell'ANCI. Come la risolviamo questa questione? Ma la risolverà il ministro dell'Interno. Io mi occupo di creare lavoro e creare ricchezza, a me basta che i bimbi abbiano gli stessi diritti a scuola di tutti gli altri. La mamma è la mamma e il papà è il papà. Questioni che riguardano la burocrazia la risolvono i burocrati. Però mi permetto di dire che è un tema che appassiona molto qualche giornalista e gli italiani mi chiedono altro. Quindi io vado per priorità, non mi sembra assolutamente la priorità del paese. Fortunatamente ci sono bambini stupendi, con mamme stupende, papà stupendi, che si godono la vita. Di quali diritti sta parlando, mi perdoni? Anche trascriverlo su una carta d'identità. Ma che cosa ha in meno come diritto quel bambino? Se non ha la carta d'identità. No, 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 non ci sono bambini senza carta d'identità. Lei probabilmente vive una situazione diversa di quella del paese reale. Ok, grazie. Prego, grazie a lei. È stato sottoposto ieri dal ministro Nordio, ne aveva parlato tempo fa anche il ministro Valditara, le gabbie salariali. Al nord la vita costa molto di più, quindi è balenata questa ipotesi di stipendi più alti al nord, dove la vita è meno sostenibile. Lei che cosa ne pensa delle gabbie salariali? Ma ne parlino con il ministro dell'economia e con i sindacati, io apro cantieri. Io so che nelle grandi città la vita costa di più rispetto che ai piccoli comuni. So che vivere a Milano, a Roma, a Treviso, a Napoli o a Torino costa di più che non vivere in un paese di provincia. Quindi fare l'impiegato, il postino, l'insegnante o il giornalista a Milano o a Roma è più costoso che non in una piccola città. Quindi non solo fra aree geografiche, ma fra grandi centri e periferie. Quindi garantire stipendi adeguati con un contratto nazionale è assolutamente fondamentale. Poi lasciare nell'ottica dell'autonomia alle regioni, laddove possono e vogliono dare un contributo a chi paga di più l'affitto, mi sembra assolutamente ragionevole, però ripeto, io rispetto il lavoro degli altri e quindi lascio ad altri la soluzione di questo, che è un tema assolutamente vero. Tema infrastrutture, Milano Cortina sul villaggio olimpico, a che punto siamo? Campo è la soluzione al momento preferita, ma ci sono altre questioni in corso, altre ipotesi? L'importante è che si scelga, io sono assolutamente d'accordo con Zaia, vogliamo vedere i conti, visto che pagano gli italiani, fino all'ultimo centesimo di euro, ma vale anche per la pista di pattinaggio, farla laddove costa di meno e impatta di meno, bisogna ascoltare i territori, perché una strada, una ferrovia, un villaggio non devono impattare su un territorio, poi però occorre decidere. Lo vedo anch'io da ministro, una ferrovia che passa attraverso 100 comuni, se ha due no e 98 sì, si deve fare, quindi l'importante è che gli atleti da qualche parte dormano. Ieri il ministro Abodi diceva un villaggio olimpico comunque temporaneo per la sicurezza. Mi sembra ragionevole, sì. Mi sembra ragionevole. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Questo dunque il ministro Matteo Salvini, avvicinato poco fa da Daniela Sizzia con la collaborazione tecnica di Renato Capoia. Adesso ci colleghiamo con Daniele Garbina a Vicenza in Campo Marzo, perché Vicenza inaugura il primo monumento in città al paracadutista d'Italia. La linea a Daniele Garbina, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo a Campo Marzo, oggi una giornata memorabile, insomma. Siamo in compagnia del presidente dell'AMP di Vicenza, Guido Barbierato, sì, e del maggiore Fiorino. Buongiorno. Ecco, oggi è una giornata memorabile, dicevamo, perché si inaugura il primo monumento al paracadutista d'Italia, sì, a Vicenza. Sì. Insomma, era atteso, erano 2 anni di lavoro. Ci spiega un po' i premessi. Anche un po' di più, comunque. Per fortuna il Comune ci ha dato tanto una mano. Guai se non c'era il Comune, no. Ci ha dato tanto una mano il Comune, l'ingegnere Conte, i nostri soci, Maggiore Fiori. Insomma, siamo riusciti, perché qua è vincolato tutto qua, no? È vincolato alla sovrintendenza di Verona, sì, che abbiamo dovuto superare anche quello scoglio. Comunque dai, ci siamo. Ecco, in questo momento è ancora coperto, no? Tra un po' verrà svelato. Ecco, possiamo anticipare cosa vedremo lì sotto? Vedremo anche chi stasera poi le immagini. Una copia in miniatura, diciamo così, del monumento vero e proprio che c'è ad El Amén, quota 33, fatto a suo tempo, progettato, disegnato e costruito con un grossissimo apporto da Paolo Caccia Dominioni, che oltre ad aver fatto questa benemerita opera di ricordo col monumento, ha anche raccolto le ossa di tutti i carristi, bersaglieri, insomma di quelli che erano nella me, in quella purtroppo sfortunata epopea per la Folgore.
Oggi vediamo tantissimi baschi amaranto, insomma un giorno non si vedeva a Vicenza, sono gli alpini, ma ci sono anche i paracadutisti. Ci sono anche i paracadutisti, sono venuti un po' da tutto il Triveneto, le varie tante sezioni ci sono, che, in cui siamo in contatto sempre, come, e sono venuti, anche, ha contribuito a una bella giornata, insomma dai, ce la facciamo. Ecco, ce la facciamo. A chi è dedicato soprattutto? Ci sono delle medaglie d'oro, Vicenza ricorda tutti i caduti, no? I caduti, ci sono 3 medaglie d'oro a valore militare, 2 d'argento e 1 di bronzo della provincia di Vicenza, sì. Ecco, direi che per il momento è tutto, rimandiamo poi all'inaugurazione a vedere il monumento stasera ai telespettatori. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin, quindi l'appuntamento è rinnovato al telegiornale di Vicenza questa sera su Rete Veneta. Noi torniamo nuovamente a Treviso, dove è in svolgimento l'assemblea di ANCI Giovani, perché Daniela Sizia ha avvicinato anche la ministra Alessandra Locatelli, ministro per la disabilità. Sentiamo cosa ha detto. Ministro, ieri i sindaci giovani chiedono città sempre più sostenibili. Certo, sostenibili io direi anche dal punto di vista sociale. Io credo che dobbiamo iniziare a cambiare il punto di vista, immaginarci città appunto e comuni sostenibili per le persone. Cioè il cambio di prospettiva deve essere quello di guardare le persone come un investimento per il futuro di tutti. Cioè vedere in ogni persona una risorsa, un talento, una competenza e dare quelle occasioni che tante volte vengono negate. Io credo che insieme, soprattutto ai sindaci giovani, possiamo fare tanta strada e immaginarci il nostro territorio, i nostri comuni sempre più accessibili dal punto di vista appunto fisico, ma anche della comunicazione, dell'informazione, del turismo, della cultura, un vero investimento in tutti i sensi, nella persona in cui crediamo. E come lo traduciamo nei fatti? Nei fatti lo traduciamo a volte invertendo un po' le priorità. Io dico, ci sono anche cose molto semplici. Per esempio, quando parliamo di inclusione lavorativa, è vero che nel pubblico e privato abbiamo delle leggi, ma credo che sia altrettanto importante e sensato immaginare dei percorsi di collaborazione con, per esempio, cooperative, associazioni che fanno inclusione lavorativa, magari per destinare dei pezzettini di lavoro che possono essere l'archiviazione, la digitalizzazione dei documenti, il verde pubblico. Ecco, iniziare dei percorsi. Il terzo settore è fondamentale, bisogna lavorare insieme. Forse c'è il tema delle risorse che mancano, che il tema delle risorse è importantissimo. Anch'io ho fatto l'amministratore comunale e capisco benissimo le difficoltà da questo punto di vista. Sicuramente le risorse per quanto riguarda i sostegni, la scolastica, l'educativa, il trasporto, supporto alle strutture sono fondamentali, però ci sono anche queste possibilità di investire sugli altri in altri. Secondo lei c'è ancora molta strada da fare? Sì, c'è ancora tanta strada da fare, però questo è un momento storico, economico e culturale da cogliere. È strategico, un po' perché c'è il PNRR, un po' perché noi metteremo a terra a breve la legge delega con i decreti attuativi, un po' perché veramente credo che questo sia un momento in cui abbiamo una grande spinta. Io vedo anche nel mondo del privato l'attenzione a voler guardare oltre e a vedere nelle persone davvero una risorsa sulla quale investire. Certo che quando leggo sui giornali dei fatti di cronaca come quello del ragazzino allontanato dall'hotel, piuttosto che della ragazza che non è stata ammessa agli esami di maturità, piuttosto che ieri la ragazza non vedente che col suo cane non può rimanere in un appartamento, ecco, questo mi sembra un passo indietro, nemmeno rimanere fermi. Questo dunque il ministro Locatelli, intervistato poco fa dalla collega Daniela Sizia. In chiusura di questa edizione una notizia di cronaca che ci arriva da Schio. 3 persone sono state denunciate per istigazione a delinquere, porto abusivo d'armi e detenzione illecita di stupefacenti. L'indagine dei carabinieri era partita lo scorso mese di ottobre dopo la diffusione via web di un video di un gruppo trap che ritraeva alcuni giovani che ostentavano sostanze stupefacenti ed armi. Il video era stato pubblicizzato poi in città. Bene, le indagini hanno permesso di rintracciare e identificare 3 giovani del gruppo. Si tratta di giovani tra i 23 e i 25 anni. Nel corso delle poi perquisizioni che sono avvenute nelle loro abitazioni sono stati anche ritrovati a casa di uno degli indagati 2 coltelli che sono stati sottoposti a sequestro. Con questo per ora da Focus TG è tutto. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Rete Veneta in diretta questa sera a partire
dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire quello di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.